L'aggressione in piazza e ad Anzio in un bar di Piazza della Pace indaga il commissariato di polizia locale. A Lavigno invasa dall'immondizia, puzza e disagi denunciati dai residenti. Rimaniamo ad Anzio, test anti-Covid per la comunità magrebina, in campo ancora la farmacia 5 Miglia. La raccolta di sangue fino al 30 agosto, l'appuntamento è fissato a Largo Venezia. Parliamo di baseball, premio Signature Series, consegnati i trofei al Falchi di Bologna. Parliamo anche di musica, musica locale, Ariete di Anzio firma una delle hit dell'estate. E ben ritrovati a questo nostro appuntamento con l'informazione di Young TV Notizie. Apriamo la pagina con la prima notizia. C'era stata quell'aggressione al bar di Piazza della Pace ad Anzio. Continuano le indagini del commissariato di Anzio. Non una rissa ma una vera e propria aggressione, quella avvenuta qualche giorno fa nel bar Stampegioni in Piazza della Pace ad Anzio. A raccontarci com'è andata, il titolare del bar, due giovani turisti di nazionalità olandese, si sono seduti ad un tavolino esterno per fare colazione, quando all'improvviso sono passati dei ragazzi con il volto coperto dalle mascherine che li hanno aggrediti, buttati a terra e picchiati, senza alcun motivo apparente. I due stranieri non hanno riconosciuto gli aggressori, che erano almeno sei, non hanno cercato di scappare o altro, sono stati aggrediti di sorpresa e non sono riusciti neanche a difendersi. Uno dei due, rimasto ferito all'occhio, ha avuto bisogno di cure mediche al pronto soccorso locale. Diverse persone hanno chiamato il 112 e in breve sul posto è accorsa una volante del commissariato. La polizia ha ascoltato i due stranieri aggrediti che non parlavano bene l'italiano e il titolare del bar. I ragazzi hanno detto che alcuni degli aggressori, tutti italiani, si sono allontanati dal bar a bordo di un'auto di cui hanno fornito la descrizione e la targa parziale. Gli altri invece sono andati via a piedi. Sull'episodio indaga il commissariato di Anzio. E parliamo di rifiuti. La zona di Lavigno invasa dall'immondizia, puzza e disagi, residenti barricati in casa. Nei giorni scorsi alla nostra redazione è arrivata una lettera di un cittadino di Lavigno che dichiara: dopo le tante segnalazioni fatte alle autorità competenti sul degrado che quest'anno in particolar modo stiamo vivendo nel comune di Anzio per via dei rifiuti, nonostante le rassicurazioni del sindaco di aver trovato le aree dove conferire, mi rimane solo la vostra testata giornalistica che può dar voce su quanto sopra detto. Non posso aprire le finestre per il cattivo odore, sono invaso da mosche e altro in casa, ma questa situazione non è solo la mia, è tutto il territorio comunale che vive nei rifiuti e nell'abbandono più completo, senza nessuna reazione da parte degli enti competenti, ricordando anche che stiamo vivendo in un periodo particolare vista la pandemia Covid. Questo l'estratto della lettera. Ad Anzio, infatti, persistono i ritardi nella raccolta dell'indifferenziato nonostante la riapertura del centro Rida, poiché la ditta non è assolutamente in grado di recuperare il disagio accumulato durante la chiusura. Una situazione invivibile che sono soprattutto residenti e turisti. Ad Anzio test anti-Covid alla comunità, la comunità magrebina di Anzio, ancora in campo la farmacia 5 Miglia con il dottor Gaetano Mauro. Il prossimo 27 agosto alle 14.30 presso la farmacia 5 Miglia di Padiglione, diretta dal dottor Gaetano Mauro in collaborazione con il comune di Anzio e con il contributo professionale del dottor Abdallat Khaled e del presidente della comunità marocchina, verrà effettuato uno screening gratuito dedicato alla comunità magrebina di Anzio, stanziale nel quartiere di Lavigno. Per l'occasione verranno utilizzati tamponi nasali con test estremamente sensibili alla variante Delta ormai dominante sul nostro territorio. L'iniziativa, sentitamente incoraggiata dal vice sindaco Danilo Fontana, è un buon esempio sul territorio da parte della farmacia 5 Miglia, che non è nuova a simili iniziative sanitarie. Raccolta sangue il 30 agosto, l'appuntamento è organizzato ad Anzio Cologna presso Largo Venezia.
Un altro appuntamento per le raccolte sangue nel mese di agosto è stato organizzato per il 30 presso la sede dell'Avis di Largo Venezia 10, Anzio Colonia. Per prenotare la donazione si può contattare l'Avis il martedì, mercoledì e giovedì dalle 16.30 alle 19 ai numeri 06 98 46 896 e 392 9131 928 scrivendo all'indirizzo email avis.anzio.nettuno@hotmail.it, in direct Instagram o con un messaggio privato su Facebook. Ricordiamo che se non potessi venire a donare nei giorni delle raccolte speciali di questo mese, potrai recarti presso il centro trasfusionale il martedì, mercoledì e venerdì mattina o in una delle sedi prossime raccolte straordinarie con auto-emoteca presso la nostra sede sita in Largo Venezia 10, Anzio Colonia. E parliamo di sport sul terreno di gioco dello storico stadio Gianni Falchi di Bologna, quindi parliamo di baseball. Sono stati consegnati i trofei ai vincitori del premio Signature Series. Vediamo i dettagli nel servizio. Sul terreno di gioco dello storico stadio Gianni Falchi di Bologna, martedì scorso, durante gara 3 della Italian Baseball Series, è stata effettuata l'assegnazione del premio Signature Series 2021, indetto da Dominici Pro Lab e dal Bar del Baseball. Circa 1200 spettatori hanno applaudito Quincy Latimore, giocatore in forza al Nettuno Baseball Club 1945, che si è aggiudicato il premio quale miglior battitore di fuoricampo delle 12 partite della Pool Scudetto 2021. Insieme a lui è stato premiato Ignazio Gori, che si è aggiudicato lo speciale premio riservato agli iscritti al gruppo Facebook del Bar del Baseball. La cerimonia di premiazione si è conclusa con la promessa del titolare della Dominici Pro Lab, Daniele Dominici, di ripetere il premio in occasione del prossimo campionato italiano. E chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale, parliamo di musica, perché la cantante di Anzio, Ariete al Secolo, Arianna Del Giaccio, firma un hit per la nuova pubblicità dell'Agida 2021. Ariete, nome d'arte di Arianna Del Giaccio, giovane talento cantautoriale di Anzio, firma una delle hit dell'estate, L'ultima notte, scritta per la serie Netflix Summertime e scelta come colonna sonora ufficiale dello spot televisivo e radiofonico del Cornetto Agida 2021. Ariete, lo pseudonimo di Arianna, che corrisponde al suo segno zodiacale, ha iniziato a suonare fin da bambina, quando a soli 8 anni ha imparato a suonare la chitarra prima di passare al pianoforte. 17enne, si presenta ad X Factor 2019 nella categoria Under Donna e si fa notare anche se non accede alle fasi finali. Nel 2019 annotarla la bomba dischi, che lancia i suoi singoli seguitissimi, Quel Bar, il suo primo EP dal titolo Spazio, contenente alcuni tra i suoi singoli di maggiore successo come Pillole e Mille Guerre. Come ho detto, questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale locale. Io come sempre vi ringrazio per averci scelto e vi rimando alle prossime edizioni.